Tamagno riporta Fraccaroli, 35 anni allora, parliamo dell'epoca di Otello, fenomenale tenore, tarchiato, bello e tirchio da non credere. Ma sarà vero? Scopriamolo assieme. Francesco Tamagno fu un grande tenore che ebbe una carriera stellare nella seconda metà dell'Ottocento. Lo ricordiamo ad esempio per essere stato il primo interprete dell'Otello verdiano. Della sua vita artistica in realtà abbiamo già parlato e dunque vi lascio il link qui sopra e in descrizione nel caso ve lo foste persi. Tuttavia devo dire che guardando qua e là diversi libri e non solamente quelli aneddotici, viene riportata davvero spesso questa tirchieria di Tamagno. Insomma, non vi ho citato un caso isolato. Ho trovato sia testimonianze italianissime, sia testimonianze d'oltreoceano. Pare infatti, tanto per raccontarne un po', che mentre il tenore fosse al Met a New York, soggiornava in un hotel dove le cameriere lo sorprendevano spesso mentre faceva il bucato in stanza. Insomma, stava lì a lavarsi le mutande e i calzini. E pare inoltre che, se non impegnato in cene di tipo ufficiale, lui si rifugiasse nella sua stanza a mangiare pane, formaggio e salame. Niente di troppo strano, se non fosse che era il tenore drammatico più famoso e forse anche il più pagato della sua epoca. Pensate che quando Gatti Casazza invitò Tamagno alla Scala per cantare Otello, Tamagno chiese l'astronomica cifra di 10.000 lire a serata, una cifra spropositata nei primi del Novecento, al punto che nemmeno la Scala fu disposta a pagare quella cifra e optarono per fargli scegliere un qualsiasi altro ruolo da sostenere purché fosse ad una cifra un po' più accessibile. Opzione che Tamagno accettò, proponendo uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero il Guillaume Tell, dove comunque chiese 5.000 lire a serata, la metà della richiesta precedente, ma comunque calcolando il cambio di valuta storico sarebbero oggi all'incirca 22.500 euro a serata. Inoltre le 10.000 lire richieste inizialmente per Otello, insomma quello era il suo abituale cachet oltreoceano, quindi quando cantava a New York erano 45.000 euro a sera. Questo tanto per capire che insomma aveva davvero un cachet stellare e i soldi non dovevano essere un problema. Altri libri riportano che al termine del pranzo di nozze della figlia, dopo aver pagato il conto, si era portato via tutti gli avanzi del pranzo dicendo che erano per i suoi cagnolini, ricordando inoltre ai camerieri di riunire tutte le bevande rimaste, ma non solo il vino, anche l'acqua, in modo da poterle far spedire poi a casa sua. Fatto analogo accadde anche durante un periodo di recita a New York, dove fu invitato assieme ad altri cantanti a pranzo dal direttore d'orchestra Luigi Mancinelli. Insomma, un bel pranzo in un ristorante italiano. Mangiarono e pare che alla fine, proprio a fine pasto, avanzarono delle cotolette di vitello. E Tamagno chiese a Mancinelli, insomma, che volesse farne di quelle cotolette. E Mancinelli, sorpreso, rispose: nulla, cosa me ne faccio di una cotoletta di vitello? E così Tamagno chiese al cameriere di incartargliele perché il suo cagnolino le adorava. Ma il giorno dopo Mancinelli raggiunse Tamagno nel suo hotel e lo trovò proprio mentre stava mangiando con sua figlia, indovinate cosa? Cotolette di vitello. Tuttavia, se possiamo anche concordare appunto sull'inutilità degli sprechi alimentari, non è che in realtà i suoi modi si limitassero solamente a questa categoria. Altro aneddoto è che Maurice Grau, che era il direttore generale del Met, aveva provveduto all'acquisto del biglietto per la traversata oceanica di Tamagno. Un biglietto costoso che era stato acquistato appunto in prima classe, ovviamente per una personalità famosa qual era Tamagno all'epoca. Ma Tamagno, invece di viaggiare nell'agio e soprattutto con gli altri colleghi, preferì rivendere il suo biglietto di prima classe per acquistarne uno di seconda o terza, insomma cambia la classe a seconda delle fonti, intascando così la differenza del biglietto. Ovviamente
tutta la compagnia, gli altri cantanti presenti a quella traversata, insomma, furono tutti molto stupiti di non vedere mai Tamagno con loro. E così si scoprì ben presto il maneggio che lui aveva fatto. E l'impresario, per poter avere tutti i cantanti assieme, fu costretto a ripagargli il biglietto di prima classe. Tuttavia, viene riportato, e questa volta da una fonte davvero italianissima, che lui era così, ma proprio fin dall'inizio della sua carriera. Quando lui iniziò a viaggiare per i vari teatri, moltissimi non erano ancora del tutto forniti di energia elettrica, dunque era consuetudine lasciare delle candele nei camerini. In un teatro, purtroppo non è riportato in quale, erano soliti lasciargli quattro candele ogni sera nel camerino. Inutile che vi dica che Tamagno ne usava una e si portava a casa le altre. Quando un amico venuto proprio a trovarlo nel camerino gli chiese così innocentemente perché stesse all'ombra e non accendesse le altre tre candele, Tamagno rispose che in realtà le candele accese erano due, perché l'unica candela in realtà accesa era posta davanti a uno specchio e quindi rifletteva la luce come se fossero due. Non serviva mica accendere le altre. Pare che chiunque fosse vicino a Tamagno, insomma, venisse presto a conoscenza di questo modo di fare, diciamo, al risparmio. Dunque, anche Verdi stesso ne era perfettamente a conoscenza. Pare infatti che a Milano si riunissero spesso Verdi, Boito, Tamagno e anche altri amici per giocare a carte. E giocavano davvero a pochi spiccioli, a bassa posta, ma tanto per il piacere di giocare. E Verdi, prima che arrivasse Tamagno, avvisava sempre: per l'amor di Dio, lasciate che Tamagno vinca almeno qualche lira. Se perde, a fine serata si arrabbierà e terrà il broncio per una settimana. C'è da dire comunque che neanche al maestro Verdi piaceva perdere a carte, e di questo avevamo già parlato proprio riguardo le sue tanto amate partite a scopone. Nell'ultimo periodo della sua vita, Tamagno si ritirò in una tranquilla villa a Varese e pare che pure lì la gente del posto avesse di che lamentarsi, definendolo un avaro. Destino assurdo volle che alla sua morte la figlia ereditò sì una fortuna, tanto faticosamente tenuta da conto dal padre, ma il marito di lei, che aveva il vizio del gioco d'azzardo, perse l'intero patrimonio in meno di 2 anni. Chissà cosa avrebbe pensato Tamagno se fosse stato vivo. Esposti tutti questi aneddoti, anche se sono assolutamente certa che me ne saranno sfuggiti chissà quanti altri, ci verrebbe da pensare che Tamagno fosse davvero tremendamente avaro, ma in realtà la situazione non è proprio come appare. Va detto innanzitutto che Tamagno da bambino visse una situazione che sicuramente era molto vicina alla povertà. Orfano di madre, con altri 15 fratelli e sorelle, e lui fin da bambino dovette mettersi al lavoro nella locanda di famiglia. Dunque, ebbe un'infanzia in cui sicuramente visse molte privazioni, privazioni che lo segnarono nel profondo. Ma quello che più mi convince che fosse sì un gran risparmiatore, ma non un avaro, è il fatto che Tamagno fece molti concerti di beneficenza. Ne fece molti e li fece durante tutta la sua carriera, anche più concerti alla volta, e talvolta gli capitò addirittura che gli venissero richiesti concerti di beneficenza persino quando era in vacanza, e lui non si tirò mai indietro. Oltretutto lui fece numerose donazioni proprio alla sua città natale, Torino, e senza mai rendere pubblico quanto aveva fatto. Dunque non era avaro, ma estremamente parsimonioso, maniacalmente parsimonioso, ma forse proprio a causa della sua infanzia difficile, forse anche perché gli accadde durante la carriera di essere raggirato da qualche losco individuo. Tamagno infatti perse moltissimi soldi a causa di un raggiro da parte dell'editore Angelo Sommaruga, e in un'altra occasione fu raggirato da un altro individuo e perse addirittura una casa. Dunque ne era rimasto alquanto scottato.
il che aveva forse portato all'esasperazione una predisposizione che lui aveva già di suo. Però chi fa beneficenza, chi si preoccupa del prossimo, ancor di più non pubblicizzando il bene fatto, ma anzi tenendolo nascosto, mentre d'artista avrebbe avuto solo che da guadagnare dalla pubblicità, insomma, tutto questo non è assolutamente la definizione, secondo me, di una persona avara. E voi che cosa ne pensate? Eravate a conoscenza di questi particolarissimi aneddoti? Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così potete farmelo sapere lasciando un like e un commento e noi ci ritroviamo prestissimo il prossimo giovedì con un nuovo video. Ciao ciao! Oh!